Grazie. Abbiamo deciso di andare sulla Luna. Abbiamo deciso di andare sulla Luna questo decennio e di fare altre cose, non perché siano semplici, ma perché sono difficili, perché questo obiettivo ci permetterà di organizzare e di mettere alla prova il meglio delle nostre energie e capacità, perché questa è una sfida che vogliamo accettare e non abbiamo intenzione di rimandarla e abbiamo intenzione di vincerla, così come le altre. È con queste parole che il 12 settembre del 1962 il presidente degli Stati Uniti d'America, John Fitzgerald Kennedy, davanti a una platea di 35.000 persone, davanti allo stadio della Rice University, annunciò l'avvio della missione spaziale da parte dell'America e di tutto il mondo. Come sappiamo, furono due principalmente le ragioni che portarono l'uomo ad arrivare sulla Luna. Una, la principale, quella che conosciamo... Scusi, consigliera, chiedo un po' di silenzio, di abbassare un po' il tono di voce, perché non si capisce. Grazie. La principale motivazione, come sappiamo, è quella geopolitica. Sappiamo della competizione che era in essere fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica, ma anche e soprattutto la motivazione scientifica relativa, insomma, alle scoperte, alle informazioni, alla ricerca sulle condizioni di vita sulla Luna. Questa fu una straordinaria operazione che portò la NASA ad investire un ammontare di 25 miliardi di dollari, non so se ci rendiamo conto di questa cifra, allora che cosa comportò. E come potete immaginare, come avviene oggi, l'ammontare di una somma così straordinaria portò avanti delle polemiche. Perché investire 25 miliardi di dollari quando abbiamo tutti questi problemi sulla Terra? Le buche sulle strade, lo sfalciamento dell'erba, no, scherzavo, è oggi, la povertà. Ecco, addirittura... Consigliera, una... mi scusi, chiedo al pubblico in sala cortesemente un tono di voce un pochino più basso, purtroppo ai banchi della presidenza non si capisce che cosa dicono i consiglieri. Vi ringrazio. Addirittura una suora attiva nello Zimbabwe scrisse al direttore generale della NASA chiedendo perché si andava a spendere 25 miliardi di dollari per andare sulla Luna e altri se ne volevano investire per andare su una missione su Marte quando c'era una povertà così forte, specialmente nel Sudafrica. Beh, ecco, nel 1970 Ernest Turlinger raccontò questa storia, riportò un evento che era successo 400 anni prima, di un conte tedesco, un vecchio conte tedesco che dava parte delle sue entrate ai suoi concittadini più poveri. Ma un giorno questo conte tedesco incontrò un artigiano che stava creando delle lenti che avevano una straordinaria capacità di ingrandire le immagini. Ecco, questo conte tedesco decise di finanziare la produzione di queste lenti. Fu molto criticato dai suoi concittadini, specialmente perché parliamo di un periodo in cui, cioè, si stava in particolare difficoltà perché c'era la peste. E questi concittadini gli hanno detto, possibile che in questo momento di difficoltà tu vada a investire i tuoi soldi invece di aiutare i tuoi concittadini per i lavori di un artigiano? Ma ecco, quello che non emerse, ma emerse col tempo, che questo artigiano che stava lavorando su queste lenti, alla fine riuscì a costruire il microscopio. E quello che, la riflessione che voglio portare oggi, insomma, il microscopio, quante vite salvò grazie alla ricerca successivamente in medicina per quell'investimento che fece questo conte tedesco? E così vale pure per la missione sulla Luna.
25 miliardi di dollari. Furono coinvolti 20.000 soggetti tra università, industrie, laboratori di ricerca. Tutto il mondo fu interessato da questo grande evento. Addirittura la RAI per la prima volta fece una diretta di 28 ore consecutive. Tutti erano incollati allo schermo. Consigliera, mi scusi, devo invitarla a concludere. Certo, arrivo. Quello che voglio dire è che questo portò a numerose scoperte tutt'oggi, dalle incubatrici, i famosi telefonini, a internet, al GPS, alla meteorologia, che grazie ai satelliti artificiali, insomma, ci consentì di prevedere che sviluppo aveva l'agricoltura e quindi all'interno, quindi sviluppare quelle che sono le conoscenze umane. Tutt'oggi, ultima notizia, anche su Maker Faire c'è stata questa esposizione delle ultime ricerche che hanno portato allo sviluppo di una stampante 3D che addirittura riproduce, andrà verso la riproduzione di organi umani. Stampante 3D che è stata sviluppata proprio perché si voleva aiutare gli astronauti durante le spedizioni spaziali che durano molti anni e che potrebbero avere incidenti sul luogo. Quindi questi investimenti dati alla ricerca, a progetti che non portano frutti oggi, ma che, i cui frutti si vedranno magari fra qualche anno e che avranno una ricaduta molto più ampia, dovrebbero essere anche uno stimolo a noi politici per investire su questa tipologia di progetti e non andare semplicemente a rispondere a quelle che sono le emergenze quotidiane, importantissime, questo sicuramente. Ecco, oggi siamo qui per ricordare questo straordinario evento che si commemorerà questa domenica, questo sabato 20, proprio in occasione dei 50 anni passati dall'allunaggio. E anche perché al numero 16 di Via Trastevere a Roma, il 31 ottobre del 1930, nacque Michael Collins e fu proprio uno degli astronauti che partecipò a questa straordinaria missione. Lui era considerato il più esperto pilota e conoscitore del CSM, il modulo di comando e di servizio. Partecipò a varie missioni, dalla Gemini 10 allo spazio EVA, e fu l'astronauta che non scese sulla Luna insieme a Armstrong e Buzz Aldrin, ma quello che segnò il record di distanza, perché lui rimase sulla navetta come pilota esperto, dell'uomo dalla Terra, la distanza più alta. Ecco, quindi oggi ci fa piacere commemorarle e chiedere, insomma, che anche Roma riconosca una cittadinanza onoraria per riconoscere sia l'importanza di un evento straordinario che sicuramente sarà ricordato fra i più importanti del Novecento, e anche perché queste persone posero a rischio la loro vita per riuscire a portare avanti questa straordinaria, impressionante, leggendaria azione. E quindi oggi quello che vogliamo fare con questo atto, doveva esserci pure rappresentanti dell'agenzia INAF, Relazioni Istituzionali, Corrado Perna, e poi abbiamo qui Fabio Morgan che propone il progetto Walking on the Moon. Però ahimè, vabbè, ci siamo dilungati troppo e quindi non sono potuti rimanere tutti, però comunque ci fa piacere condividere, insomma, questo momento lieto di festa a livello internazionale con tutti voi. Grazie Presidente.